Benvenuti a questa edizione del telegiornale. Rabbia ad Hong Kong, sulla festa della Cina, la polizia spara a un manifestante. Violenti scontri nell'anniversario per i 70 anni della Repubblica Popolare. Grave un attivista ferito al petto dagli agenti che hanno aperto il fuoco da vicino. Una cinquantina di arresti e 15 feriti. A Pechino la grande parata militare con i missili DF-100 in grado di colpire gli Stati Uniti. Il presidente Xi Yi, nessuna forza può scuotere la nazione. Di Maio contento della manovra, mantenuta la promessa sull'IVA, ora carcere per i grandi evasori. No comment dell'Unione Europea. L'esame da metà mese, spread stabile a 141, Milano chiude in negativo. In Italia il contante batte le carte di credito grazie alle donne e ai giovanissimi. Dai dati di Banca Italia emerge che il cash, il contante, è preferito soprattutto dalle persone a basso reddito e al centro-sud. De Rita, scettico sui bonus in Italia, resisterà il patto del contante. Mafia, il re dell'eolico Nicastri condannato a 9 anni. L'accusa è di concorso esterno. L'imprenditore è considerato vicino al superboss latitante Matteo Messina Denaro. Caos rifiuti a Roma, si dimette il CDA di Ama. È la quarta volta in 3 anni. Si era insediato da appena 3 mesi. La rottura con il Campidoglio sul bilancio 2017 per i crediti vantati sui servizi cimiteriali. Taglio dei parlamentari, ok, in commissione alla Camera. Via libera da affari costituzionali, lunedì sarà in aula. Fitch taglia le stime per l'Italia nel 2019, crescita zero. A giugno la previsione era dello 0,1%, tagliate da più 0,5% a più 0,4% le stime sul 2020. Nel 2021 previsto un più 0,6%. Conte a Genova, il nuovo viadotto simbolo di rinascita. Sulla concessione nessun regalo ai privati. Il premier al varo del viadotto di Renzo Piano, che ricorda la chiglia di una nave. Tempi record per la ricostruzione, verso la revoca per Atlantia. Il titolo in borsa perde il 2%. Pompeo a Roma, oggi da Mattarella e Conte, pressing sugli USA per scongiurare i dazi sul Made in Italy. Il segretario di Stato americano in Italia, giovedì, l'udienza privata da Papa Francesco. Washington Post, il ministro della giustizia di Trump, ha chiesto aiuto ai servizi segreti italiani sulle origini dell'Ucraina Gate. I servizi segreti di Washington difendono l'agente Talpa, si è mosso nell'ambito della legge. Finlandia, armato di spada, attacca gli altri studenti in un centro commerciale, un morto e 10 feriti. L'aggressione a Kuopio, nell'est, davanti a una scuola. La polizia spara e ferisce l'aggressore, arrestato. Un operaio muore schiacciato alla FCA, alla Fiat di Cassino, ira dei sindacati. Il 40enne è finito sotto una pressa a freddo. Aperta un'inchiesta, sciopero di 8 ore nello stabilimento. Allarme per gli adolescenti italiani, sono sedentari e mangiano male. Il sistema di sorveglianza HBSC non fanno colazione e consumano troppo alcol. Grazie per aver ascoltato questa edizione del telegiornale. Vi rimando alla prossima edizione. Arrivederci.